Quinta edizione per il Fanta Sanremo, il Fantasy Game nato a Porto Sant'Elpidio, al bar Papalina, da un gruppo di amici che oggi conta milioni di giocatori in tutto il pianeta. Feedback assenti solo dall'Antartide. Le iscrizioni aperte lo scorso 27 dicembre hanno già superato i record dello scorso anno, con quota 500.000 squadre raggiunta con 2 giorni di anticipo. Quest'anno abbiamo raggiunto le 500.000 squadre iscritte già al 4 gennaio, quindi un paio di giorni in anticipo. Sta andando bene, molto bene, sopra ogni aspettativa, quindi siamo felicissimi. Quest'anno abbiamo la novità di quest'anno era la tanto attesa applicazione. L'applicazione è stata scaricata da più di 250.000 utenti, tutti super soddisfatti, quindi siamo felicissimi di questo. Che cosa vi aspettate da questa ultima edizione targata Amadeus? Ci aspettiamo il botto finale, ci aspettiamo qualche cosa di grande, di grandissimo che rimarrà nella storia della televisione. Quindi già è cominciata bene con l'annuncio dei 30 big in gara che coprono, diciamo, tutti gli stili musicali, tutti i generi musicali e tutte le fasce d'età, perché si passa dalla Sed ai ricchi e poveri. Passando dai tantissimi artisti che hanno già vinto Sanremo, che hanno già vinto il Fanta Sanremo e che hanno fatto comunque anche già la storia della musica, fino ad avere artisti sulla nave magari o come ospiti o come co-conduttori importantissimi che vanno dai vincitori dei passati festival come Mengoni, Giorgia, ad artisti di fama internazionale come Roberto Bolle, a artisti che magari per un altro genere musicale, ma hanno scritto la storia della musica come Bob Sinclair e l'ultimo annuncio Gigi D'Agostino. Dal quartier generale alla corva di Porto Sant'Elpidio, il team del Fanta Sanremo, che partirà il 1 febbraio per la Città dei Fiori, ora ha la sua sede operativa in zona Salvano a Fermo, dove il blu e il giallo ocra dominano nell'arredo e foto e gadget qua e là ripercorrono la storia di un'impresa incredibile, quella di quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo e, a giudicare da dove sono arrivati, in parte ci sono riusciti. A livello di regolamento più o meno rimaniamo sempre sullo stesso format, quindi abbiamo voluto chiudere il ciclo Amadeus e il ciclo Fanta Sanremo allo stesso modo di come l'abbiamo conosciuto in questi anni. Quindi per creare il proprio team ci sono 100 baudi a disposizione, questi 100 baudi a disposizione servono per comprare 5 artisti, di questi 5 artisti uno deve essere nominato capitano e vedrà i suoi punti raddoppiare nell'ultima serata, nella serata finale. All'interno del regolamento ci sono delle sezioni, che sono sezioni Amarcord, che servono proprio per omaggiare e ricordare quello che è successo in questi 5 anni. Quindi dalle scapezzolate dei vari Ircomi e Maneskin, agli outfit particolari di Orietta Berti con le cape sante disegnate, agli occhiali da sole di Dargen, al cappello di Ariete, allo sdraiato a terra come i dorsi di Achille Lauro e quant'altro. Siamo tantissimi, siamo felicissimi, super impegnati, ma ben venga e speriamo che questo impegno duri il più tempo possibile immaginabile. Siamo una realtà che conta ormai più di 20-30 persone, un po' sparsi in tutta Italia e in tutto il mondo. Ci sono nostri collaboratori che ci aiutano anche fuori dall'Italia siamo felicissimi perché basta un click per stare tutti insieme su magari una videochiamata, quindi ci sentiamo vicino a loro anche se siamo lontani. E il bar Papalina da dove tutto è cominciato? Bar Papalina sarà a Sanremo, quindi noi quest'anno saremo a Sanremo con il bar come abbiamo fatto l'anno scorso. Cambieremo sede, quindi probabilmente ci sposteremo in un'altra zona, non possiamo ancora dire nulla, però è ufficiale che il Bar Papalina sarà a Sanremo, quindi non a Porto Sant'Elpidio.